avvalso di consulenti competenti, il che non si può sempre dire e si può dire molto raramente per quanto riguarda analoghe opere italiane. Dico consulenti competenti perché quello che fa il detective, il sergente, nella scena che abbiamo visto è chiaramente costruito, la scrittura è chiaramente costruita sulla base, naturalmente poi sintetizzando per esigenze narrative, di un metodo che è un metodo di interrogatorio che suscita una serie di riflessioni a guardarlo da fuori, a guardarlo da fuori nel momento in cui chi lo guarda ha fatto quel mestiere, perché quello che noi cogliamo prima di tutto è la ambiguità morale di quella posizione. Questa è una cosa che va detta con estrema franchezza. È una questione che molto spesso mi è capitato di sollevare facendo dei seminari a giovani magistrati o a magistrati neanche tanto giovani o ufficiali di polizia sul metodo dell'interrogatorio investigativo. Il problema dell'interrogatorio investigativo, che qui si vede benissimo, è che per quanto chi interroga l'investigatore, cioè appaia empatico o cerchi di apparire empatico, per quanto costui o costei cerchi di mostrare una sorta di solidarietà rispetto al soggetto interrogato, il suo scopo è uno scopo divergente, cioè sta cercando di fargli dire qualche cosa che con ogni probabilità danneggerà la sua posizione e forse rovinerà la sua vita. Questo è uno dei temi fondamentali quando ci si pone il tema etico di che cosa significa interrogare una persona indagata per ottenerne una confessione. E naturalmente non ho una soluzione da offrirvi, non certo nello spazio di un intervento così breve, ma vi prego di notare, se vi capita di rivedere il pezzo, ci potrete fare caso, ma al momento fidatevi di quello che vi sto dicendo, di come fossero usati sapientemente nell'interrogatorio i verbi e il soggetto dei verbi. Quando l'investigatore voleva mostrarsi amichevole, empatico per cercare di suscitare un clima per l'appunto di solidarietà, usava la prima persona singolare. Io voglio fare questo, voglio proporti, non sono tenuto a farlo, ma lo faccio, mi interessa sapere la tua versione, via discorrendo. Quando invece voleva spezzare questo ritmo per generare, come posso dire, il disagio o lo sgomento, incrementare il disagio e lo sgomento in cui già il soggetto si trovava, usava la prima persona plurale o una terza persona. Facciamo, dobbiamo fare, una telecamera ci guarda, le giurie. E questo è molto ben pensato perché introduce nella gestione dell'interrogatorio da parte di un singolo soggetto quello che è un vecchio trucco degli investigatori di tutte le latitudini, di tutti i tempi, il gioco del buono e del cattivo, di chi è più vicino ed empatico al soggetto interrogato e chi invece dimostra la faccia minacciosa dell'apparato giudiziario. Vuol dire che ogni volta, anche nei casi in cui era evidente che confessare sarebbe stata la scelta più conveniente anche per il soggetto, non sempre è così, ho avvertito, e credo che questo sia un antidoto morale di una certa importanza, il disagio morale legato a quello che vi dicevo all'inizio, cioè far confessare qualcuno in molti casi significa farlo o farla contribuire a qualche cosa che cambierà, non in meglio, la sua vita. E chi fa quel lavoro, dico quel lavoro perché io non lo faccio più, non dovrebbe dimenticarlo mai. Ciò detto, è per, diciamo così, spostarci nella fase successiva, perché ripeto, abbiamo il tempo di interventi telegrafici, qui noi abbiamo visto una narrazione e una interpretazione abbastanza realistica, ovviamente compatibile con le esigenze del film o della serie televisiva, ma di come si comporta un buon investigatore in quella situazione. E attiro la vostra attenzione, chiudendo questo intervento e dando la parola alle nuove immagini, su come il poliziotto, il sergente, susciti in noi, perlomeno in me, ma credo in molti, delle sensazioni ambivalenti. Da un lato ci sembra un uomo pacioso, simpatico, con cui vorremmo stare a chiacchierare, che è esattamente l'immagine che cerca di proporre, bravissimo attore, e in alcuni altri momenti avvertiamo il bagliore sinistro dell'autorità nei confronti dell'individuo, indipendentemente dal fatto che sia un soggetto sospettato di un reato grave. Ultimo dettaglio, per dirvi di come si analizzano questi meccanismi, il posto in cui lui si è andato a sedere. Non si siede dall'altra parte della scrivania, cioè proprio di fronte con la scrivania in mezzo ai due, ma nemmeno vicino al ragazzo. Si mette su un lato, che è una tipica posizione
che è aperta a una comunicazione più diretta, meno formalizzata dall'esistenza della cattedra, ma al tempo stesso stabilisce ruoli diversi in quel tipo di contesto. Complimenti a chi l'ha scritta la scena, perché ripeto, è ben costruita e basata sui suggerimenti di qualche addetto ai lavori competente. Ma adesso consiglio vivamente di vederla, perché è probabilmente il miglior prodotto cinematografico, non televisivo, sull'argomento di The Night Of. Questa scena segue il primo colloquio dello stesso indagato, arrestato in quel momento, fermato, con il difensore di ufficio, che è un monumentale John Turturro nella serie televisiva. Chi l'ha visto non può non ricordarlo, chi non l'ha visto non noterà. Il quale ripete in maniera ossessiva sempre lo stesso concetto nel colloquio. Non dire nulla. Quando parlerai con chiunque, non dire nulla, di solo il nome e cognome. E nel secondo colloquio, quando lui incomincia a discutere di quello che è accaduto quella sera, a un certo punto, quella notte, viene fuori il concetto di verità. John Turturro dice: non voglio sapere la verità, non mi interessa la verità. La verità non serve a niente, è sopravvalutata, in realtà non interessa a nessuno. Loro racconteranno una storia, noi ne dobbiamo raccontare un'altra. La giuria decide. Fine. Monumentale, John Turturro. Che non solo quasi certamente è colpevole, perché è stato condannato in primo grado, ma è anche spregevole sotto l'aspetto umano e sociale. Ebbene, questa scena a me piace molto. Domanda ricorrente: ma tu come fai a difenderlo a quello? Poi cambia il quello, è sempre un quello o un quella diversa. E siccome gli americani in questo sono imbattibili, in 4 minuti, perché tutta questa sequenza dura 4 minuti, rispondono a tutte le domande fondamentali che stanno dietro il come fai a difenderlo a quello. Primo, a che serve un avvocato? Perché può capitare anche a te, o a chi per te. E come dice Alan Dershowitz, che non è un personaggio di fantasia, è veramente un avvocato, docente universitario, il caso Bulo è un caso vero che viene poi rappresentato al cinema, l'avvocato è l'unica persona che ti crede e di cui ti puoi fidare. Poi c'è la seconda questione: perché dobbiamo difendere un imputato che è palesemente colpevole, per giunta ricco, perché Klaus von Bülow è ricchissimo, è anche molto antipatico, per quanto possa essere antipatico Jeremy Irons, che interpreta nel film Klaus von Bülow, però siccome è un grande attore riesce anche a essere antipatico. E la risposta che dà Alan Dershowitz nei 10 secondi di quella risposta è perfetta, perché il prossimo imputato non sarà un riccone, ma magari qualche povero Cristo di Detroit che non può permetterselo o non riesce a trovarlo un avvocato decente. Perché il rispetto delle regole, il rispetto dei principi, è sempre a tutela dei più deboli. E ogni violazione dei principi e ogni violazione delle regole, comunque giustificata, è sempre un incentivo alla diseguaglianza. E infine, perché forse è un po' più complicato della tua semplicistica morale, dice Alan Dershowitz alla studentessa che vuole rifiutarsi di difendere Jeremy Irons, Klaus von Bülow, che è la risposta esatta a come fai a difenderlo quello, perché in realtà la nostra morale applicata agli altri è sempre troppo semplice. Così come è troppo semplice e assai rischioso l'uso indiscriminato di quello che in modo raffinato si chiama il rasoio di Occam, che va molto di moda negli ultimi tempi, cioè di tutte le spiegazioni possibili privilegia quella più semplice. È un principio elaborato nel XV secolo da Guglielmo da Occam, che è esattamente la negazione di due grandi discipline: una è la medicina e l'altra, non per caso, è il diritto e soprattutto la materia giudiziaria. La versione del rasoio di Occam in medicina è quella di un medico che si chiama Woodward, che dice: quando senti il rumore di zoccoli e sei a Baltimora, non pensare a una zebra, più probabilmente a un cavallo. E lo cita
primo episodio del Dottor House, sempre per citare una serie televisiva, il Dottor House, quando di fronte a questa paziente che non si capisce cos'ha e tutti impazziscono perché applicano la spiegazione più semplice, lui a un certo punto cita Woodward e alla fine salva la paziente perché in realtà sta diventando, sta morendo perché una tenia, cioè il verme solitario, ha raggiunto il cervello. Questa è l'essenza del nostro lavoro. Rifiutare le spiegazioni semplici. Immaginare che dietro ogni spiegazione semplice e rassicurante ci può essere un errore, un problema, una causalità diversa da quella che abbiamo immaginato, perché anche nella nostra vita spesso non succedono le cose probabili e succedono invece cose assai improbabili, che è quello che determina concretamente l'errore giudiziario. Ogni volta che ci accontentiamo, anche da spettatori, anche da lettori, di una spiegazione semplice, perché la pensano tutti così, perché è più comodo pensarla così, stiamo prefigurando i presupposti dell'errore giudiziario. Che è... Prima una cosa su Joe Pesci, non su Joe Pesci come attore, sul ruolo che interpreta. Un grandissimo avvocato francese, che si chiamava, credo sia morto piuttosto da un po' di tempo, Philippe Lemaire, a fine carriera, dopo 45 anni di onoratissima carriera come penalista, chiese al segretario della corte di assise che stava per andare in pensione: ma se tu ti trovassi nei guai, a quale avvocato ti rivolgeresti? Lemaire naturalmente era convinto che il segretario avrebbe fatto il suo nome o quello degli altri 3 o 4 grandi avvocati di Parigi. E invece il segretario gli disse: ma io mi affiderei al più inetto di tutti, uno che non sa parlare, anzi un balbuziente, magari uno anche quando c'ha il fascicolo in mano gli cade. Lemaire ovviamente rimase molto sorpreso, perché i giudici avrebbero pensato che non possono condannare a morte uno che non si è nemmeno difeso. Lemaire scrive nelle sue memorie che ebbe in quel momento una terribile rivelazione. Quello che difendere bene l'imputato solleva i giudici dalla colpa, spianando la strada alla condanna. C'è anche un po' di questo nella finzione cinematografica. Non basta fare un ottimo lavoro da avvocato, qua dentro c'è qualche giudice, qualche magistrato, qualche avvocato lo sa bene. Calamandrei diceva che l'avvocato deve sapere in modo così discreto suggerire al giudice gli argomenti per dargli ragione, da lasciarlo nella convinzione che li abbia trovati da sé. E poi c'è una seconda cosa, secondo me, importante di questo apparentemente leggero scambio di battute. Il modello del controesame. Il controesame, come è noto, la cross examination, è il cuore del processo accusatorio, quello che tutti quanti abbiamo visto in televisione da bambini, sperando di fare gli avvocati. Il modello classico di quella cross examination, quello che abbiamo tutti in testa, è quello paternalistico autoritario di Perry Mason, Raymond Burr, cioè quello che mette in difficoltà il testimone, che lo sovrasta, che lo maltratta spesso, fino al punto addirittura nella finzione televisiva di Perry Mason di spingerlo addirittura alla confessione, perché spesso il testimone d'accusa è il vero colpevole. Questa idea è sbagliata, proprio è tecnicamente sbagliata. Quando un avvocato è molto bravo, un controesame demolitivo gli riesce una volta su 10. Negli altri 9 casi tendenzialmente fa danni. Il modello corretto è quello dialogico, cioè quello con cui il testimone non si difende da te, anzi tu ti metti esattamente sullo stesso piano, come avete visto fare a Joe Pesci, si mette accanto, fa vedere le fotografie, parla anche in un italiano nella traduzione piuttosto approssimativo, lo mette a suo agio, perché in realtà è molto più facile ottenere qualcosa da un testimone che non si difende e che non si fa difendere dal giudice,
che non invece aggredirlo, anche perché la regola è sempre la stessa. In un'aula di giustizia, tendenzialmente, il giudice, ancora di più la giuria nel sistema americano, si mette dalla parte del più debole. E se il testimone appare più debole, quello che dice ha ancora più valore. Soprattutto se quello che c'è è moralmente sbagliato, oltre che tecnicamente poco efficace, perché si può fare un controesame demolitivo, anche grandemente demolitivo, con un approccio amichevole. Ma perché, chiediamoci, è sbagliato attaccare in generale un testimone? Salvo i rarissimi casi in cui noi abbiamo la certezza che si tratta di un test deliberatamente falso, cioè uno che è venuto consapevolmente a fare falsa testimonianza. E a maggior ragione in quei casi non è una buona idea attaccarlo, perché per fare emergere i profili di falsità della sua testimonianza è necessario utilizzare strumenti più insinuanti. Bisogna suggerirgli o suggerirle la sensazione, che poi può rivelarsi falsa, che venga creduto o creduta, per poi, dopo averlo costretto nell'angolo di alcune contraddizioni, far emergere quelle contraddizioni. Ma a parte questi casi, che sono davvero marginali, cioè i casi di testimoni che vengono in un processo deliberatamente a mentire e per i quali lo si sappia, sono una minoranza infima. Molto sale, ma è una grande verità del processo, tutti i testimoni sono testimoni in parte falsi, perché tutti i testimoni sono portatori nel processo della loro percezione, della loro rielaborazione dei fatti che hanno percepito, e quella rielaborazione, prima ancora quella percezione e poi il modo di raccontarli, che è collegato al vocabolario, alle capacità espressive e via discorrendo, è un modo che in qualche misura falsa la verità dei fatti, che è un'espressione priva di senso, l'ho usata deliberatamente, perché pensateci un attimo, è possibile dire verità dei fatti? Ovviamente no, i fatti o sono o non sono, quello che noi, per cui noi possiamo predicare verità o non verità, sono gli enunciati fattuali, cioè i racconti, e la parola definitiva su questo tema l'ha detto un altro film che noi qui non vediamo, ma che mi piace ricordare, è Rashomon, leggendario film dei primi anni 50, il primo film a ricevere, quando ancora non esisteva, l'Oscar per il miglior film straniero, e Rashomon, che prende spunto da due racconti della letteratura giapponese di inizio secolo scorso, è una storia apparentemente semplice. Ci sono un samurai e la sua donna, sua moglie, che attraversano una foresta, vengono attaccati da un bandito che uccide il samurai e abusa della donna. Fatto molto semplice. Questo fatto viene raccontato nel film da quattro punti di vista: dalla moglie del samurai, dal bandito che è stato arrestato e viene processato, da un taglialegna che ha visto tutta la scena nascosto fra gli alberi, e dal fantasma del samurai evocato da una maga. È inutile dire che ognuno di loro racconta quattro storie completamente diverse, per le più varie ragioni. Ora non stiamo a interrogarci sul perché il rischio negli Stati Uniti, perché di solito vieni sottoposto a esperimenti per cui finisci nei film. Mostrò a questi studenti il filmato di un incidente stradale, due macchine che urtavano, un normale, banalissimo incidente stradale, c'era il sonoro. Dopo aver mostrato questo filmato, divise la classe in due gruppi. A un gruppo fu chiesto a che velocità andassero le macchine quando si erano scontrate, e all'altro gruppo fu chiesto a che velocità andassero le macchine quando si erano schiantate. E il semplice uso dell'una o dell'altra parola alterò, diciamo così, le risposte nell'ordine di circa 20 km all'ora. Inutile dire che quelli per cui era stato chiesto a che velocità andassero le macchine schiantate indicarono velocità superiori agli altri, ma superiori a quella effettiva. E nel follow-up, due settimane dopo, quando gli fu chiesto se ci fossero vetri per terra e da che parte fossero caduti, quelli cui avevano chiesto a che velocità andavano le macchine schiantate ricordarono quasi tutti che c'erano vetri per terra, quando non c'erano vetri per terra.
Potremmo stare molto a lungo qui a raccontare di analoghi, impressionanti esperimenti, alcuni su come sia possibile instillare falsi ricordi in bambini o adulti, ma non è questo il tema del nostro incontro. Vi ho fatto questo esempio per dire che molto spesso il test che ci sembra falso, che magari lo è, nel senso che obiettivamente racconta cose difformi da come sono andati i fatti, molto spesso semplicemente riporta una versione distorta di fatti percepiti, elaborati e raccontati secondo la sua prospettiva. E questo è un elemento che non bisogna mai dimenticare, in primo luogo per quello che dicevo prima, per gestire eticamente quella situazione. In generale è una brutta cosa che il test venga aggredito, in particolare è orribile se il test non è un test falso dal punto di vista soggettivo. E poi appunto la questione dell'efficacia, ce l'ha raccontata in modo pittoresco il filmato che abbiamo visto, che però enuncia una sostanziale verità. Il modo migliore per fare emergere la debolezza di un testimone o la fragilità di un racconto è cercare di penetrare nella psicologia di quel testimone, nella struttura di quel racconto, senza suscitare allarme, cercando di farsi aiutare dal test a mostrare al giudice o alla giuria le debolezze di quel racconto o le debolezze di quella memoria.